Ci avete dato i vostri vestiti, la vostra acqua, il vostro cibo. Ci avete consolato. Non abbiamo modo di esprimere tutta la nostra gratitudine, quindi diciamo soltanto grazie. Sono tornati dalla Danimarca, dall'Olanda, dalla Svezia per dire grazie a Lampedusa. Sono tornati 2 anni dopo quel 3 ottobre, quando all'alba il peschereccio su cui avevano viaggiato dalle coste della Libia affondò ad appena mezzo miglio dalle coste dell'isola. Morirono in 368, i superstiti furono 166. Quei corpi allineati sul piccolo molo dell'isola e poi in un hangar dell'aeroporto commossero il mondo e costrinsero i governi europei a guardare finalmente a quello che succedeva nel Mediterraneo. Quei 368 morti ancora oggi non sono stati identificati, sono numeri sepolti nei cimiteri dell'Agrigentino. I superstiti e i familiari li hanno ricordati pregando insieme in una cerimonia interreligiosa, prima davanti alla porta d'Europa e poi nel piccolo santuario di Nostra Signora di Lampedusa. Si piangono i morti, ma si deve pensare ai vivi, perché migliaia di persone continuano ad attraversare il mare per arrivare in Europa e dall'inizio dell'anno le vittime sono state oltre 3.000. Dopo la strage del 3 ottobre 2013 partì l'operazione Mare Nostrum, un'operazione di ricerca e salvataggio in mare, sostituita ora però da Triton, il cui obiettivo è invece il pattugliamento delle acque territoriali. Nel piano dell'Unione Europea, per far fronte alla crisi dei profughi, Lampedusa torna in prima linea. Sarà uno dei cosiddetti hotspot, centri in cui i migranti vengono identificati. Chi ha diritto a fare la richiesta di asilo rientra nel meccanismo delle quote di ripartizione tra vari paesi dell'Unione Europea. I cosiddetti migranti economici, invece, quelli che per intenderci non fuggono da guerre e persecuzioni, vengono rimpatriati. Ma già ieri, nel centro di Contrada in Briacola, ci sono state le prime tensioni per un gruppo di migranti che chiedevano di non essere identificati e di lasciare l'isola per proseguire il loro viaggio verso il nord Europa.